spasso, diciamo. Lo stesso. L'ho bloccato per me. Immagino. Altre cose, è un'altra di dei master, un'altra ancora. Comunque la prima io sono stato in lettera contro lei, è anche una che ha subito tanto della sua. Buongiorno e diamo un caloroso benvenuto a Teo Bellia e Fabrizio Mazzotti. Buongiorno. Buongiorno. Beh, finita la manifestazione, grazie, è stato bellissimo. Buongiorno, bentrovati, grazie dell'accoglienza. Siamo qui per parlare soprattutto con voi. Ci farebbe molto piacere che fosse un momento di grande interattività, dove togliersi anche delle curiosità, sentire un po' di vissuto di questo mestiere che suscita tanto interesse e che resta inevitabilmente un po' oscuro, no? Facciamo quattro chiacchiere tra amici, insomma, curiosità, dubbi, mal di testa, nevralgie, dolore di stomaco, se possiamo aiutarvi, non so. Allora, questo secondo appuntamento iniziamo, diciamo, con la classica domanda: come si diventa doppiatore? Quanti di voi vogliono diventare doppiatori o sono interessati a questo mondo? Vabbè, uno solo, dai. Sono cavoli tuoi. Tanto io consiglio sempre, poi Teo insomma aggiungerà, io consiglio sempre per chi ha digiuno di questo mestiere completamente di fare un corso di dizione, un corso di recitazione e poi un corso di doppiaggio, perché ci sono delle cose specifiche per il doppiatore che di base è un attore, però insomma il percorso è lungo è doloroso sì, specie in questo periodo. Esistono delle scuole specifiche? Sì, ci sono le scuole di recitazione, ce ne sono diverse in tutta Italia, poi le scuole di doppiaggio ci sono delle scuole specifiche, in genere a Roma e a Milano, insomma, sono le scuole di doppiaggio. Sì, che sono le città dove tutto avviene, perché l'85% del doppiaggio viene sviluppato a Roma, un 15% a Milano. Cifre percentuali quasi immisurabili a Bologna, Padova, Torino, una cosa praticamente ininfluente. Sì. Per cui va considerato un fatto fondamentale, che il doppiaggio è una specializzazione del mestiere d'attore, non è che è un mestiere diverso. C'è chi approda al doppiaggio da percorsi diversi. Io, ad esempio, sono uno tra i primi che ha approdato al doppiaggio da una formazione non tradizionale, non avevo fatto l'accademia, non avevo tutti i crismi dell'ufficialità, non venivo dalla Silvio D'Amico, venivo dalla radio, esperienza che veniva considerata da molti attori, a torto, a ragione, più o meno come essere delle prostitute nel microfono, no? All'inizio ho avuto parecchie difficoltà, perché ad esempio il tipo di impostazione vocale a cui ti abitua la radio è un'impostazione vocale viziata, perché sei sempre protesizzato dal microfono, non hai mai l'esigenza che la tua voce si senta in spazi grandi senza un ausilio tecnico. Probabilmente fra 10-20 anni nessuno si porrà più questo problema, perché in tutti i teatri che verranno fatti in ex garage nessuno farà più un'acustica buona, e quindi sarà impossibile esibirsi senza il collarino, che a quel punto non si vedrà più l'archetto, sarà una cosa nella gengiva e sarà bellissima tecnicamente, no? Però di fatto il mestiere d'attore è fatto anche di impostazione della voce, di come usare questo mezzo che devi imparare a sfruttare al meglio, deve diventare un tuo strumento comunicativo che domini pienamente.
grossa è che se tu vieni da una formazione prettamente teatrale hai difficoltà a operare sui mezzi toni, sulle sfumature della recitazione cinematografica, che è diversa da quella teatrale. Sono tutte specializzazioni, anche i dentisti sono tutti dottori, però poi lavorano solo sui denti. Noi siamo un po' i dentisti della recitazione, se vogliamo fare un'analogia un po' ardita, no? Insomma, di base bisogna sapere recitare. E molti mi domandano, ma posso diventare doppiatore di cartoni animati? Non esiste questa professione del doppiatore di cartoni animati. Uno è attore, sei specializzato in doppiaggio, quindi doppiatore, e se fa questa professione doppi quello che doppi ogni tipo di produzione, film, telefilm, cartoni animati, documentari. Però bisogna dire, Fabrizio, che c'è chi ha naturalmente una maggiore predisposizione. Sì, indubbiamente. Un'area, come dire, giocosa del carattere, un'attitudine a liberare il fanciullino che aiuta nei cartoni animati. Sì. Mentre dei colleghi hanno un'impostazione un po' più rigida, un po' più rigorosa, al massimo possono fare gli eroi armati di spada di tutte le galassie del mondo, no? Ma è difficile che facciano pupazzetti. Ecco. È vero. Quella è una tua attitudine naturale. Altra domanda, ragazzi, se noi facciamo una conferenza sul doppiaggio che va via con calma fin verso le 13 e voi vi addormentate tutti, è sempre lui, eh? L'avete pagato. Faccio una domanda un po' particolare, magari per addetti ai lavori, che un sacco magari di ragazzi non lo sanno. Siamo attualmente in una situazione un po' critica all'interno del doppiaggio, anche dovuta allo sciopero che c'è stato qualche mese fa per via del mancato rinnovo del contratto nazionale. Io ho visto molto la realtà milanese vivendo su a nord. A Roma com'è stata vissuta questa situazione di estremo disagio e se siete riusciti a ottenere, diciamo, risposte da che sia dai sindacati o roba del genere, e come vedete il doppiaggio da qui a 5-10 anni, perché molti fanno i vittimisti, forse ha ragione, dicendo tra 10 anni il doppiaggio non esisterà più. Io non sono di questa opinione, però molti sì. Grazie. Allora, anche qui sarebbe si può partire su cose molto lunghe. Fabri, comincia tu. No, ma anch'io non sono così pessimista. Il doppiaggio esisterà sempre. Esisterà sempre per diversi motivi, sia perché, l'ho detto anche ieri, è comunque un aspetto attoriale, non è morto il teatro, non è morta la radio, nonostante insomma sia venuto il cinema e così via. Appunto è un settore attoriale, quindi c'è una componente artistica. E cioè, voglio essere ottimista e questa cosa non morirà mai. Poi ci sono diversi segmenti che nascono mano a mano. Noi tempo fa mai pensavamo che nascesse questo filone dei docu reality, anni ancora prima mai avremmo immaginato che venissero, parlo io che sono un po' più vecchietto, mai avremmo immaginato che venissero le cosiddette TV private, TV libere, che indubbiamente hanno portato molto più lavoro, che hanno cambiato la nostra vita veramente oggettivamente. Sì. E quindi chissà, fra 20-30 anni chissà cosa capiterà, magari, ma già adesso succede, si doppieranno dei prodotti direttamente online per internet, come già tra l'altro sta già accadendo, sì, per cui non sono così pessimista. Magari chissà, forse verrà ridotto il numero di produzioni, non so, il doppiaggio non morirà. Quanto al contratto, ahimè, non abbiamo risolto niente, ma io sono dell'avviso che il mercato sta un po' cambiando, a torto, a ragione, e bisogna fare i conti con questo mercato che sta cambiando, con una situazione economica vera, non vera, indotta, non indotta, però così è, e quindi a volte bisogna anche vedere che tipo di prodotto stai facendo, perché in effetti il committente poi non sempre ha gli stessi soldi di una major che può essere Mediaset, Fox, certo, o chi pare a voi. Quello che dimentichiamo è che molte di queste televisioni di nicchia brindano e fanno feste come fossero soddisfazioni immense quando toccano i 500.000 ascoltatori. Visto che tutte le entrate commerciali e pubblicitarie sono legate al cosiddetto costo contatto, tu vali un tot per ogni spettatore che hai. Ecco qui che le risorse a disposizione calano drasticamente tra una televisione che chiude un programma se fa solo 2 milioni e una televisione che brinda e fa festa grande quando arriva a 500.000. Sono proprio proporzioni diverse. Ma
non ci vuole una mente illuminata per capire, che ne so, che il potenziale di Rai 1 è diverso da quello di La 7. Parla uno che ha lavorato a Telemonte Carlo molto molto prima che fosse La 7, eppure noi siamo su un contratto nazionale figlio di un'era diversa che oggi rischia di essere un po' anacronistico. Quindi il paradosso qual è? Che abbiamo fatto una battaglia, usiamo queste parole un po' da altri tempi, per difendere un contratto che oggi è quasi impraticabile in tre quarti dei casi. Forse è una vittoria non aver siglato un contratto molto 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 penalizzante. Quindi la presunta latitanza forse di tutti è legata al fatto che un po' l'italiana si lascia andare il sistema come va, perché si autoregola, come abbiamo fatto con le televisioni private, come facciamo con tutto in questo paese. E forse fra 20 anni faremo un contratto nuovo che fotograferà una realtà, che sarà già stata una realtà affermata. Questo sarà. È molto italiano. Molto italiano e molto italiana anche l'impossibilità di cambiare lo status quo. Lo stiamo vedendo nella scuola in questo periodo, no? E nel doppiaggio non è forse molto diverso. C'è gente che, credo che Fabrizio possa darmi pienamente ragione, lottava affermando categorie del principio e della onorabilità che aveva ampiamente disatteso il giorno prima. Ah sì, beh. Cioè. E quindi forse bisognerebbe avere l'onestà interessare di dire. Da schizofrenia. Se io mi prostituisco in tutte le strade non posso dire no, mai visto la prostituzione. Sì. Eppure abbiamo visto di questi esempi. Quindi, grazie mille. Ma il doppiaggio resisterà. Sono fiducioso. Anch'io. Ma non c'è in realtà una richiesta in più dal momento che c'è un'esplosione con queste serie televisive? Certo. C'è una richiesta in più, ma stanno trasformando il lavoro prettamente artigianale in un lavoro di carattere industriale. Perché il nostro problema è che ci confrontiamo con delle major che operano a livello planetario. E in funzione di questa richiesta non sono cambiati, forse magari peggiorando anche i tempi di realizzazione? Tutto. Perché siete costretti a fare più cose in meno tempo. Certo. È cambiato radicalmente. Stesso, diciamo. Sì. Guarda, vi faccio un esempio che può essere significativo. Tanti anni fa... Mi ricordi di nonno Teo? Tanti anni fa mi assegnarono un piccolo filmino della Disney per la televisione, no? I classici filmini consolatori del pomeriggio per ragazzi. Me lo assegnarono in toto affidandomi direzione e adattamento dialoghi, per cui era per me una grande soddisfazione. Parliamo di 25 anni fa, ero un ragazzo, ero ancora al gruppo 30 con Izzo, tutta quell'esperienza straordinaria. E quando mi chiesi che tempo ho, mi venne detto, ma guarda, siamo ai primi di giugno, faccio esempio, beh, basta che per i primi di luglio mi dai il copione e entro luglio lo doppiamo. Bei tempi. Ora racconta Fabrizio cosa ci succede oggi. Al telefono, ci ho firmato, quando me lo dai? Sì. Questo è più o meno il livello medio. Sì, sì, esatto. Ma a me hanno chiesto veramente un film in una settimana. Ma non in una settimana il dialogo. Ah no, tutto. Da oggi ti do i materiali a quando me lo dai. Finito. Io sto facendo una cosa e non ho i materiali, mi domandano, ma mi distribuisci i personaggi, mi dai le voci, mi fai i dialoghi, ma io non ho il materiale, non posso vederlo, non c'ho niente. E però già vogliono tutto perché devo andare in onda. Perché ci sono date di consegne, quello poi è l'assurdo. Ci sono dei contratti che passano talmente sopra di noi che diventiamo una voce fastidiosa, sì, nelle procedure tra l'ufficio acquisizioni e l'ufficio pubblicità. L'ufficio acquisizioni ha comprato il programma Tot, nel momento in cui ha il contratto d'acquisto lo ha già venduto a Ferrero, che ha comprato gli spot dentro la telefilm. Certo. Peccato che non abbiamo calcolato che il prodotto l'ha trasformato. Non è una fotocopia il lavoro che facciamo noi, spesso viene dimenticato e ci capita di dover lavorare con dei ritmi che un tempo sarebbero stati assolutamente impensabili. Alcune cose sono possibili oggi grazie alla tecnologia, altre cose grazie alla buona volontà, altre cose grazie al fatto che siamo costretti a diventare un po' dei tiratori scelti, no? Puntare, tirare il fuoco, puntare.
parametrare il fuoco, quello che noi facciamo. Come diciamo ieri, poi proprio appunto le nuove tecniche, adesso per contrastare la pirateria esatto, online, spesso alcuni prodotti vengono doppiati a ridosso della programmazione americana o addirittura in anticipo, e questo però comporta, capisco insomma il concetto giusto delle major, però comporta una gran fretta e anche una disorganizzazione, perché io per esempio vedo un episodio e non so se poi questo personaggio che magari è nell'ombra o dice ciao, non so se poi diventerà il protagonista fra qualche puntata, per cui anch'io da direttore di doppiaggio, ma anche da attore, non so come comportarmi, come... Non hai proiezione. Non ho proiezione, no. Hai visto la prima puntata e non sai chi dura, chi resta, non ne sai niente, esattamente come lo spettatore. Peccato che tu debba mettere in atto un processo un po' più complicato, e se avessi più consapevolezza sarebbe meglio. Ma ecco, spesso dicevate, però diventano non più un lavoro artistico, artigianale, ma veramente industriale, perché fai delle cose... neanche sai bene cosa stai facendo esattamente. Eccolo, guarda, anche senza microfono secondo me ci sentiamo. Ora mai facciamo col microfono. Ciao Teo, ciao Fabrizio, oh. Vi saluto. Allora volevo fare una domanda a Teo riguardo Ritorno al Futuro. Sì. Il primo, forse pochi sanno, i più vintage magari sì, pochi sanno che il primo è stato doppiato da te e gli altri due sono stati doppiati da Sandro Acerbo. Col senno di poi, sapendo cosa ha creato questo film, chi ha rosicato di più? Tu a fare il primo e poi non fare il due, o Sandro Acerbo non fare il primo e volendo fare gli altri due? Guarda, credo che ci sia, grazie, una serie di valutazioni diverse da mettere in atto. L'azione è quella relativa al lavoro, questo è un lavoro innanzitutto, è un lavoro che fai con passione e quindi è un lavoro già miracoloso, no? Rispetto a tre quarti dei lavori che fai senza passione, e fai le tue valutazioni oggi a me, domani a te. Io parlo per me, chiaramente, io non sono nella testa, nel cervello, nella pancia di Fabrizio, come ancora meno di Sandro Acerbo, perché ci conosciamo come colleghi. Ma io penso che quando vedi qualcosa di fatto bene anche da altri, non hai nessun motivo di rosicare, parlo per me. Io quando vedo Sandro, che è un collega eccezionale, aver fatto un ottimo lavoro su Ritorno al Futuro, io sono contento, perché so perfettamente perché non ho fatto io il secondo Ritorno al Futuro. Non l'ho fatto per dei motivi meramente commerciali. Io sono stato in quel momento impossibilitato a farlo perché ero in esclusiva come socio del gruppo Trenta. L'appalto era rimasto alla Sefit CDC e io sono diventato oggetto del contendere, e la lotta è durata al punto in cui si è rotta la corda, ha tirato troppo Renato Izzo nel tentativo di acquisire il lavoro lui e ha perso, visto che tutti gli altri, tutte le altre voci importanti erano soci Sefit CDC, si è preferito andare sul secondo classificato dei provini, che era Sandro Acerbo, che era bravissimo, e quindi ho perso quel lavoro, ma assolutamente nell'ordine delle cose che non hanno niente a che vedere col mestiere, la professione, le soddisfazioni, è mercato, e quindi alla fine non rosica nessuno. No, sono cose che capitano di frequente, insomma, in questa gente, capitano. È normale. Ma perché effettivamente, devo dire, era forse più evidente il cambiamento di Dario Penna al posto di Ferruccio Amendola su Christopher Lloyd, e lì ad esempio non l'ha fatto Ferruccio perché in quel periodo era fuori, girava una cosa ed era impossibilitato a tornare per doppiare il film, quindi succede anche di questo. E a proposito di Ritorno al Futuro, poi c'è una domanda prenotata, pardon. E poi entriamo diciamo nel vivo del raddoppio anch'io. Buongiorno, la mia domanda è: qual è secondo voi l'importanza che un doppiatore, affinché uno spettatore si affezioni a un personaggio, affinché continui a seguire la serie, è il motivo per cui secondo voi comunque spesso i doppiatori, magari mi è snobbato il pubblico mettendo, cambiando doppiatori storici a cui la gente è affezionata? Io penso che uno si affezioni al doppiatore per due motivi. Uno, perché il doppiatore, dico una cosa semplicissima, è bravo e riesce a comunicare delle emozioni che poi ti comunicano, ti entrano dentro, e tu sei un po' insomma in simbiosi con il personaggio e con la voce.
e anche perché forse semplicemente ti piace il personaggio. Noi siamo abituati, adesso faccio un esempio a caso, alla voce di Torino Accolla su Homer, però probabilmente, chissà, non potremo mai saperlo, ipotizzo che se 26 anni fa invece di Torino Accolla avrebbe doppiato Homer anche Teo, ci saremmo affezionati alla voce di Teo e magari la voce di Torino Accolla sarebbe risultata sgradita. Per cui sono delle cose a volte un po' difficili da... Vogliamo fare una prova, Fabrizio? Ti doppio? Allora, adesso Fabrizio dirà una frase. Dirà, ragazzi, con qualsiasi voce io resterò sempre Fabrizio Mazzotta. Ragazzi, con qualsiasi voce io resterò sempre Fabrizio Mazzotta. Quindi mi fa impressione, è normale. È così. Se uno cambia voce da un momento all'altro non lo riconosci più, per cui se l'hai conosciuto in un certo modo resti sempre affezionato. Capitano le operazioni di ridoppiaggio, parlo da direttore adesso, sono operazioni che se hai un po' di senso di responsabilità ti mettono un po' in crisi, no? Perché a volte ti capitano anche con dei prodotti che tu da spettatore hai amato molto. Cito una mia esperienza, anni fa, ma ormai saranno una quindicina d'anni fa, io ridoppiai Lo Squalo per la versione DVD multicanale, perché era impossibile armonizzare le colonne dialogo originali del film doppiato con le nuove colonne rimasterizzate di musica ed effetti che suonavano molto meglio. E quindi mi posi il problema di ricostruire un cast che fosse proporzionato al cast originale, che era un cast eccezionale, di un film che io avevo visto e amato moltissimo. Lì ti metti con grande responsabilità e rispetto a cercare di costruire un cast con degli equilibri, con una serie di relazioni corrette fra le voci, ma certo, e questo fa parte del nostro mestiere, non ti metti nell'ordine di idee dell'imitazione. Il nostro non è un mestiere da imitatori. Ecco perché, lo dicevo anche ieri a degli amici che me l'hanno chiesto, ho apprezzato, torniamo al discorso dei Simpson, la scelta che è stata fatta per sostituire Homer, perché è stata fatta una scelta di un attore che avrebbe dato un contributo personale, avrebbe dato la sua vita al personaggio, e forse sarebbe stato irrispettoso addirittura proporre un imitatore di Tonino, che non era Tonino. Bisogna rispettare anche chi non c'è più e credere nel fatto che chi doppia qualcuno gli può dare qualcosa di suo. Se fai solo l'imitazione non darai mai un contributo vero. Allora, essendo questo un laboratorio, io direi iniziamo con la prima clip, in maniera tale che vediamo, diciamo, per quel po' che si può fare dal vivo, come funziona il doppiaggio. Ora trasmetterò una clip. Non funziona in una sala così, ecco, eh? Non funziona decisamente. Viviamo sepolti vivi in spazi insonorizzati. Voi immaginate il cinema, la sala è molto più piccola, al buio, ci sono due o tre sedie, un leggino, delle luci, insomma, fioche dove sono i copioni, e noi mano a mano scogliamo il copione e andiamo a doppiare il frammento, lo spezzone di sequenza del film che ci interessa doppiare. Ora, intanto proiettiamo questa clip presa per l'appunto da Ritorno al Futuro. Doc, io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Mio Dio. Lo sai che cosa significa questo? Significa che questo dannato aggeggio non funziona! Sei mezzo di lavoro per vietare! Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo! Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo. Ok, va bene. Adesso te lo provo. Questa è la mia patente. Scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda. Io non sono ancora nato. E... guarda questa fotografia, mio fratello, io e mia sorella. Guarda bene la sua maglietta, classe 1984. Fotomontaggio, è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello. Dico la verità, Doc, mi devi credere. Allora dimmi, ragazzo del futuro,
Chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'attore! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady! No, Doc, aspetta! E John Wayne è il ministro della guerra! No, ti prego! Ho avuto abbastanza successo per stasera! Buonanotte, ragazzo del futuro! No, aspetta, Doc! Doc, quella ferita che hai in testa! So com'è successo, mi hai raccontato tutta la storia! Stavi in piedi sul water attaccando un orologio! Sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino! Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore! Che rende possibile il viaggio nel tempo! E questo è come un viaggio nel tempo, ragazzi. Avevo 30 anni di meno, ero un po' più giovane, già allora mi veniva chiesto di fare la voce un po' più leggera, quindi oggi faremo un certo sacrificio e non garantiamo niente. E avremo Fabrizio nel ruolo di Doc. Senti, io non vedrò niente né di qua né di là, sarà meraviglioso. Ce lo puoi mettere un po' più a favore? Perché veramente okay. Sarà doppiaggio in genere, proviamo a vedere meglio. Non vi stupite se vedete un effetto castrazione chimica, perché dovrò alleggerirmi parecchio anche senza Elio. Vediamo. Doc, io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con la macchina del tempo che tu hai inventato. Io ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare nell'anno 1985. Mio Dio. Più vicino. Sai cosa significa questo? Significa che questo tornato a Geggio non funziona. 6 mesi di lavoro per niente. Doc, tu mi devi aiutare. Sei solo che sa come funziona questa macchina del tempo. Macchina del tempo? Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo! Va bene, adesso te lo provo. Questa è la mia patente, scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda, io non sono ancora nato. Guarda questa fotografia, mio fratello, io e mia sorella. Guarda bene la sua maglietta, classe 1984. Fotomontaggio, è anche brutto. Ha tagliato i capelli di tuo fratello. Doc, dico la verità, mi devi credere. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Era là. Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'attore! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis! Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady! No, Doc! E cioè quello è il ministro della guerra! Doc, ti prego, devi ascoltare. Ho avuto abbastanza di scherzi per stasera. Buonanotte, ragazzi. No, aspetta, Doc, quella ferita che hai in testa, so com'è successo. Mi hai raccontato tutta la storia. Stavi in piedi sul water attaccando un orologio. Sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino. Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore che rende possibile il viaggio a Lettera Comics. Si cambia negli anni, ragazzi, cambiano per i tessuti. Poi, cosa ci vuoi proporre, disgraziato? Che hai tirato? Non c'è da dire che in sala di doppiaggio abbiamo una cuffia dove sentiamo la voce originale e ci regoliamo quando l'attore fa le pause o attacca la battuta successiva. Allora, io proporrei un'ultima clip, nello specifico per Teo Bellia, e poi iniziamo a far cimentare anche voi con queste difficoltà, così vi rendete conto. Che mica sono noi? Questo diciamo, è per gli affezionati più vintage, come si è definito il nostro. Andiamo ancora più indietro? Sì. Ritorno al passato, invece che al futuro facciamo. Allora, perché Teo Bellia è stata anche la prima voce di un personaggio abbastanza famoso qui, E-Man, The Masters. Era il 1982 quando lo doppiavo. Vediamo un po'. E-Man è i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eterno, e il difensore dei segreti della stella di Torso. Questo è Krypton, il mio eroico amico. Scoprì
famosi poteri segreti, il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Fresco! La grande forza è per me! Render diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orco. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Veramente tanti anni fa, questa è proprio storia del passato dei cartoni animati che rimangono, che girano, che fanno. La bellezza è che loro non invecchiano, noi sì. Noi sì. Noi invecchiamo e come? Che devo provarci? Va bene, vediamo. Faccio anche Franco Latini, va. Iman è il dominatore dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia e difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai al cielo la mia spada e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Kringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man. Io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orco. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. E vabbè, facciamo tutto per voi. Ora facciamo doppiare qualcosa a loro, sono dei momenti. Infatti, sì. Allora, chi si vuole cimentare? Dai, abbiamo un cimentante. Venite, cimentanti. Vabbè. Devo cambiare. Posso? Sì, sì. Prego, prego. Allora, sei... Facciamo fare i men. Vedano. Mirko. Allora, gli potremmo fare fare i men. O Doc. O Doc. Cosa volete? Chiediamo a loro. Io direi i men. Dai. Allora, facciamo iniziare Gaetano con i men. Io sono Adam. Diamogli un microfono. Sì, giustamente. No. Allora, guarda lo schermo. Facciamoglielo rivedere, così sì. Passa. Ripassa, okay. Prenditi dei riferimenti visivi, eh? Considera che parti subito dopo la scritta "The Man and the Masters of the Universe". Quando vedi la sagoma di lui parti con "Io sono Adam, principe di Eterno e difensore dei segreti del castello di Grayskull". Poi continui, ovviamente, quando viene inquadrato Kringer che trema. Poi ti aspetti di vederti per dire "scoprì di avere eccetera eccetera". Queste due ce le hai proprio con un sync evidente. Okay. Qui parti con Kringer diventò il possente Battlecat quando lo vedi trasformato, poi ti aspetti di rivederti per dire diventai He-Man, l'uomo più forte e potente, ok? Poi qui prendi riferimento sugli altri personaggi, ok? Vediamolo però in originale. He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprivi di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che solleverai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è per me! Diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo.
soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Maya Tarns e io. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Sei pronto? Dai, vediamo se la memoria è perduta. Pronto? Iman e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia e difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi famosi poteri segreti il giorno che sollevai al cielo la mia spada e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Kringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Mare Darts e Orco. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Va bene, dai, non era facile. Allora, tu cosa vuoi provare adesso? Questo o Ritorno al futuro? Ritorno al futuro? Proviamo Ritorno al futuro. Non lo vedo da un po' di tempo. E rivediamoci il pezzo. Vediamo. Ti rifai il doc che ormai l'hai sperimentato? Mi dai la mano? Oppure potremmo scegliere qualcun altro dal pubblico che vuole, che voglia fare no. Qualcun altro? Abbiamo una idea. Guardate la situazione, ragazzi. Io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Mio Dio. Lo sai che cosa significa questo? Significa che questo dannato aggeggio non funziona! Sei messo di lavoro per vietare! Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo. Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo. Ok, va bene. Adesso te lo provo. Questa è la mia patente. Scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda. Io non sono ancora nato. E guarda questa fotografia. Mio fratello, io e mia sorella. Guarda bene la sua maglietta. Classe 1984. Fotomontaggio è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello. Dico la verità, Doc, mi devi credere. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? L'attore! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady. No, Doc, aspetta. E John Wayne è il ministro della guerra. No, ti ho avuto abbastanza di ascoltare per stasera. Buonanotte, ragazzo del futuro. No, aspetta, Doc. Doc, quella ferita che hai in testa, so com'è successo, mi hai raccontato tutta la storia. Stavi in piedi sul water attaccando un orologio. Sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino. Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore che rende possibile il viaggio nel tempo. Vediamo un po' che combinate, ragazzi, vediamo i copioni. È un po' lunghetto. Eh sì, ci vuole un po' di attenzione. Funzionano tutte e due? Ok. Considera che l'attacco di Doc ce l'hai proprio a schiaffo, appena parte. Doc, pausetta, io ho segnato delle pause al volo, ma... Quelle pause sono le... Esatto, le piccole slash che ho messo. Chiedo subito scusa, sono un pochino afono. Adesso ne parliamo. Avete anche le pause segnate. Adesso ne parliamo. Proviamo. Doc, io vengo. Aspetta, non ho capito.
Avevo capito. Abbiamo due Marti. Abbiamo due Doc e okay. Nessuna Doc. Vabbè, nessuna... Farò Doc. Ok. Pronti? Doc, io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con la macchina del tempo che tu hai inventato e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. No. Sei un po' anticipato, picciotto. Mio Dio. Lo sai cosa significa questo? Significa che questo dannato aggeggio non funziona! 6 mesi di lavoro per niente! Doc, mi devi aiutare. Tu sei il solo che sa come funziona la tua macchina, macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo. Ok, va bene. Adesso te lo provo. Questa è la mia patente, scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda. Io non sono ancora nato. E questa fotografia, mio fratello, io, mia sorella. Guarda bene la sua maglietta. Eh sì, ciao. Classe 1984. Fotomontaggio, è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello. Dico la verità, Doc, mi devi credere. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan, l'attore! Ah, e il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady! E John Wayne è il ministro della guerra? Doc, ti prego, devi ascoltarmi! Ne ho avuto abbastanza di scherzi per stasera! Buonanotte, ragazzo del futuro! No, aspetta, Doc, Doc! Quella che ferita che hai nella testa, so com'è successo! Mi hai raccontato tutta la storia! Stavi in piedi sul water accanto a un orologio, sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino! Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore, che rende possibili i viaggi nel tempo! Sì, va bene! Beh, dai! È un po' complicato! Ma appunto, non hai fatto una condizione finale, dai! Bene! Grazie. Non è un problema, stiamo giocando. Ecco, c'era una cosa su cui volevi tu magari attirare un po' l'attenzione di chi ci ascolta. Sì, sul fatto che oltre a doversi sincronizzare con il movimento labiale, ci sono quando si fa la sessione di doppiaggio i copioni con le pause segnate per i doppiatori. Quello è il lavoro che fa l'adattatore dialoghi, un lavoro molto importante che deve essere il più preciso possibile per permetterci di recitare al meglio, ovviamente, e anche di prendere i tempi, i movimenti, gli atteggiamenti del personaggio che stiamo doppiando. Voi contate che per fare un doppiaggio uno automaticamente pensa al doppiatore che sta in sala di doppiaggio e dice delle battute sopra l'attore, ma sia prima che dopo ci sono altre lavorazioni per fare in modo che poi tutto il prodotto sia doppiato al meglio. Cioè appunto c'è una traduzione, testi. Poi c'è un altro signore che magari però è la stessa persona che fa l'adattamento. Ma non sempre. Che fa l'adattamento dei dialoghi, cioè fa in modo che la traduzione corrisponda al labiale del personaggio, a sync. E poi c'è tutta la filiera successiva di chi andrà a sincronizzare al meglio le nostre battute, perché non è che vengano lasciate esattamente come le abbiamo doppiate in sala, ci sono dei margini di intervento anche tecnico per i quali il sincronizzatore a volte, per andare a migliorare il sync, può allungare o accorciare, per farvi capire, anche una vocale. Se ti accorcia un po' una A che tu hai allungato un po', il sync di tutta la battuta va meglio. È ovvio che è un processo di cui nessuno si deve accorgere, deve essere il più naturale possibile. Poi dopo la sincronizzazione c'è il mix finale in cui le voci del doppiaggio vengono sovrapposte agli effetti e alle musiche della cosiddetta colonna internazionale, ovvero delle colonne, delle piste sonore che vanno in giro per tutto il mondo per tutte le edizioni, perché si doppia in tedesco, in francese, in spagnolo, o si doppia solo in italiano. Allora, diciamo che a spanna grosso modo per doppiare un 20 minuti tutto questo processo di lavorazione, un mesetto tra traduzione e adattamento. Da quando arriva il prodotto a quando consegni, diciamo così. Circa. Più o meno. Teo, un'ultima domanda sempre riguardo al ritorno al futuro. Siccome, ma proprio riguardando a questo problema di sync anche con labiale, sì, perché avendolo io visto centinaia di volte in italiano ma anche in inglese, c'è una cosa che avete cambiato nel doppiaggio, cioè lui si chiamava Levi Strauss nel passato, ma in realtà in inglese era Calvin Klein.
E il motivo era per il synth o perché era più famoso Levi Strauss? Era perché non era proprio conosciuto Calvin Klein in Italia, in quegli anni, 30 anni fa, non era un marchio che da me non esisteva. Allora per arrivare, e questa è una scelta che fanno gli adattatori spesso dolorosamente, per ottenere lo stesso effetto senza stravolgere, per senza stravolgere devi trovare qualcosa procedendo per analogia. Quindi è chiaro che se ai tempi, faccio un esempio, no? Si fosse fatto il doppiaggio di qualcosa parlando di televisione, no? Nessuno conosceva in Italia Oprah Winfrey. Sì. Noi sentivamo spesso già allora dire l'ha detto Oprah. E chi è questa Oprah? Maria De Filippi. E noi cambiavamo trovando personaggi più o meno famosi. È un classico del Lost in Translation che richiede questo, che è un problema di traslazione, non solo linguistica, perché non puoi mettere le note a piedi pagina come farebbe un autore, non lo puoi fare come se un libro, devi trovare qualcosa che arrivi immediatamente allo spettatore e generi lo stesso risultato che generava in originale, e quindi devi fare dei processi per analogia che a volte sono un po' decisi, un po' forti. Poi sono i refusi misteriosi per i quali abbiamo sempre detto gigawatt, sì, invece che gigawatt, qua alzo le mani, prendetela col direttore e il dialoghista del tempo, secondo me era proprio un errore di trascrizione. Fine. È rimasto così. Ma di quelle stellari, i cloni, i quoti, no, sono dei quoti, esatto, impressionante. Un'ultima domanda e poi facciamo una clip breve, però stavolta con gli tocca. Mi tocca. Una domanda inerente al mondo del doppiaggio ad entrambi. Di recente ho visto che ci sono stati molti problemi riguardo al contratto nazionale, eccetera, eccetera, e ciò implica che comunque il settore del doppiaggio abbia dei problemi al suo interno, penso, di grande importanza. Ora, a parte questo, secondo voi, nel corso degli anni, diciamo in futuro, il doppiaggio si evolverà o addirittura sparirà? Beh, guarda, sicuramente lui è arrivato dopo, abbiamo già in parte risposto. Ti dico che è ovvio che i problemi che ha il doppiaggio non sono neanche lontanamente paragonabili ai problemi che c'è nel momento industriale del paese. Facciamo le debite proporzioni. Nel doppiaggio si vive bene rispetto a come vive tre quarti del paese. Questo bisogna ricordarselo prima di lamentarsi, no? Detto questo, è ovvio che i tempi sono cambiati. E quello che un tempo era un lavoro assolutamente elitario, che permetteva tempi, remunerazioni, soddisfazioni di un certo calibro, oggi sta diventando sempre più un lavoro industrializzato. E questo comporta un proporzionamento di tempi, retribuzioni e soddisfazioni, per farla breve. Evolversi, il rischio è un po' di involversi, però ecco, tornando all'esempio di Calvin Klein e del Lost in Translation, in qualche modo il fatto che oggi, ormai da almeno una quindicina d'anni, sia facile per chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i mezzi tecnologici accedere al suono originale dei film, il fatto che per gran parte degli italiani sotto i 40 anni l'inglese non è più una lingua sconosciuta come sarebbe il cinese mandarino oggi per tre quarti di noi, fa sì che ci siamo molto responsabilizzati. 30 anni fa, ragazzi, si faceva veramente carne di porco, venivano stravolte le cose che venivano dette in originale, tanto nessuno mai avrebbe avuto la controprova. 30 anni fa era impossibile sentire i film in lingua originale, impossibile, dovevi proprio andare all'estero, andartela a vedere in una sala e sperare, oppure in televisione. Oggi è alla portata di chiunque e questo ci responsabilizza molto. Secondo me questa è un'evoluzione del doppiaggio. Prima eravamo un po' anarchici. Ci sono i forum di discussione che discutono su cosa hai detto, cosa non hai detto, come è stato tradotto. Sì, forse lì siamo un po' in un'area del fanatismo, sì, però comunque ci responsabilizza. E allora, Fabrizio, prima di essere Crusty, sì, tu eri Tontolone. Ero Tontolone, sì. Anche qui, insomma, è passato poco tempo. 1980-81, i punti, qualche mese fa. È tutta colpa mia, sono un vero impiastro. I puffi hanno ragione quando dicono che so combinare solo guai.
Oh, non piangere, tontolone, a tutti capita di sbagliare, ma sono perfetto. Sì, però a me capita più spesso degli altri puffi. Ah, l'ha trovata finalmente. Questa nuvola proviene dalla palude nera, è un luogo maledetto, e chiunque capiti sotto la sua ombra viene colpito dalla sventura. Per tutti! Ecco il motivo di quegli strani incidenti. Ma ora cosa facciamo? Qui il libro dice, l'unico modo per liberarsi del suo influsso negativo è coprirla con un rivestimento d'argento. Ah, ma sarà difficile trovarlo, cioè, che cos'è un rivestimento? Ragazzi, io finalmente coronerò il sogno della mia vita e doppierò il nonno Puffo. Oh. Vedi? Allora, vedi? Dai, subito un volontario per grande Puffo. Dai. Puffetta, puffetta, puffetta. Allora, ci prova. Allora, dai, stai sul palco, mettiti da questo lato con noi. Però ci devi dare più a favore il monitor, se no non vediamo proprio niente. Ta 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 ta. Ci provo. Sì. Ci proviamo? Proviamo, buttiamoci. Via. È tutta colpa mia, sono un impiastro. I puffi hanno ragione quando dicono che so combinare soltanto guai. Non piangere, tontolone, a tutti capita di sbagliare. Sì, però mi capita più spesso degli altri puffi. Ah, l'ho trovata finalmente. Questa nuvola proviene dalla palude nera, è un luogo maledetto e chiunque capiti sotto la sua ombra viene colpito dalla sventura. Per tutti, ecco il motivo di quegli strani incidenti. E ora cosa facciamo? Qui il libro dice che l'unico modo per liberarsi del suo influsso negativo è coprirla con un rivestimento d'argento. Ah, non sarà difficile trovarlo, perché... Cioè, che cos'è un rivestimento? E chi lo sa? Bravo anche il nostro nonno Buffo. Bravo Buffo.